Ok ragazzi, buongiorno a tutti. Quest'oggi, come avevo preannunciato, vi parlerò del Kennedy Dual Pole. Spostiamo la camera e andiamo a vedere nel dettaglio. Ok, dunque ragazzi, l'atomizzatore arriva in questa scatolina qua. Il clone che io ho nelle mani, perché questo ovviamente è un Kennedy clone. Questa è la versione SXK. Vi arriva in questa scatolina qua, molto anonima di cartone, senza tanti complimenti, ma comunque ci basta sapere che anche la versione originale viene fornita comunque normalmente in un pezzo di Blu-ray Bull, quindi diciamo che non discosta tanto dalla realtà neanche il packaging. All'interno di questa bustina qui si trovava l'atomizzatore e poi troviamo questa bustina con spare part, ovvero due grani di riserva, un chiavino a brugola per ovviamente poter serrare i grani dell'atomizzatore. E vabbè, dopo io qui non so se voi riuscite a vedere, comunque dei grani di una misura comunque maggiore a quella a cui solitamente siamo abituati. Bene ragazzi, nient'altro. C'è questa scatolina qua con un po' che c'era un pezzo di Blu-ray Bull all'interno, vabbè, dove c'era l'atomizzatore. Andiamo a vedere l'atomizzatore da vicino. Dunque, quello che stupisce, comunque, per quanto sia un clone, adesso io non so, qui la camera non mi riesco a rendere conto se mette a fuoco veramente bene, ma quest'atomizzatore praticamente mi è arrivato, ma c'ha una brillantezza unica ragazzi, cioè è arrivato lucidato a specchio, cioè pulizia, cioè si vede proprio anche proprio delle parti, cioè questo drip tip, cioè è veramente ben fatto, ben rifinito, per quanto il video magari non gli rende neanche giustizia. Comunque togliamo il cappo, cioè smontiamolo direttamente da sopra questo, anzi togliamo il cappo e guardiamo le torrette. Dunque, le torrette, la novità qual è? La novità è questa qui, le torrette. Queste qui sono, diciamo, in stile Velocity, ma non esattamente come quelle del Velocity. Hanno infatti solo un buco per torretta, diciamo, va in condivisione con le coil di destra e quelle di sinistra. Questa forma poi inoltre di torrette che comunque sono interamente in rame, come vedete anche dentro è molto 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 lucido. Adesso io qua lo sto usando comunque, quindi si sporca, ma all'interno è tirato a specchio anche all'interno. Cosa stavo dicendo? Dunque, le torrette mi ricordano un po' un atomizzatore uscito qualche mese fa di Accastone, che adesso mi sfugge il nome. Comunque c'è queste torrette rotonde tutte interamente in rame che comunque sono veramente molto più comode rispetto a quelle della versione precedente. Cosa possiamo andare a notare? Andiamo a notare qui la classica aria del Kennedy, ovvero le due cannucce che sparano l'aria direttamente sotto le resistenze. Io non riesco a rendermi conto se si vede bene nella telecamera. Bene, ci sono queste due cannette qua che buttano l'aria direttamente sotto le resistenze, che adesso spero riesca a farvi vedere meglio. Vedete? Ecco qui, due a destra e due a sinistra, diciamo aria classica del Kennedy, ma torrette completamente rinnovate. Questo Kennedy qua normalmente è uscito come presentato come versione 25. Questo qui che io ho preso, che ovvero è la versione fatta dal clone RSXK, è la versione da 24. Perché ho preso il 24? Perché, beh, avendo già il Kennedy da 24, quello con tre torrette, posso continuare ad utilizzare il top cap del 24 che è in rame anche su questo qui, quindi posso fare gli abbinamenti, diciamo, con cap e il deck, quindi riesco a metterlo un po' su anche altri tubi che non siano esclusivamente brass. Atomizzatore che è disponibile sia in versione acciaio che in versione brass, ovvero ottone, in versione rame. Io ho scelto questa qui Brass che mi piaceva Brass, il 24 versione precedente ce l'ho già in rame, ho voluto prendere questo qui, diciamo Brass atomizzatore, che costa all'incirca 14 euro, fatto veramente con i controcazzi ragazzi, cioè fatto veramente bene. Andiamo a guardare anche sotto le rifiniture nella parte sotto. Ecco, questo è il sotto dell'atomizzatore. C'è questa vitina qua che praticamente serve a tenere ferma la torretta del negativo, e c'è quest'altra vitina qua che, diciamo,
è praticamente quella del positivo. All'interno vediamo che comunque c'ha questo forellino che quasi quasi fa venire la tentazione di prendere una bella punta del trapano e schiaffarci un bel buco per farlo diventare bottom feeder, anche se questo qui comunque non è bottom feeder, però non so questo inserto di all'interno cosa c'è, ma comunque molto molto invitante, fa venire proprio voglia di bucarlo. E niente ragazzi, l'atomizzatore nel dettaglio è questo qui. Spostiamo la camera e facciamo la prova di svapo. Ed eccoci qui, prova di svapo. Dunque, l'atomizzatore l'ho rigenerato con 7 spire di acciaio 316L su punta da 3, 7 spire per parte. Mi è venuta fuori una resistenza di 0,11 a freddo, perché dopo comunque, come sapete, l'acciaio con il variare della temperatura tende ad alzare il suo livello resistivo. Comunque la resistenza è una 0,11 a freddo. E andiamo a farci le nostre svapatine. Ragazzi, l'atomizzatore è, come dire, ci sono pochi aggettivi, cioè praticamente questo è il Kennedy, ragazzi, allora tutto questo è il Kennedy. Quello che io trovo nettamente migliorato è la semplicità nel rigenerarlo. Con queste due torrette si riesce a rigenerarlo in maniera più agevole, non che non si riuscisse a rigenerare con le tre torrette, ma diciamo che questo sistema qui è sicuramente più veloce e pratico da utilizzare, anche se avrebbero messo, diciamo, le quattro vite in stile Velocity, sarebbe stato ulteriormente ancora più veloce. Quello che ho notato durante la rigenerazione è che i grani nella parte superiore sono di una misura più grande rispetto a quelli del Griffin, del Velocity, eccetera eccetera, è una misura leggermente più grande. Adesso non chiedetemi di prendere il calibro per darvi la misura, perché arriva prima la pigrizia e poi io. Quello che volevo dire, beh ragazzi, qui abbiamo c'è stato qualche giorno di fermo perché, diciamo, i postini vogliono andare al mare, vogliono stare in ferie pure loro, il postino vuole andare in ferie, il corriere vuole andare in ferie, e ci sono stati rallentamenti. Da questo momento in poi dovrebbero arrivarmi tante cose ordinate nel corso del mese d'agosto, tante altre ho pensato comunque di prenderle per poi andarle a provare. Bene, adesso soffermiamoci sul atomizzatore e vediamo di trarre qualche conclusione. Ragazzi, l'atomizzatore è tanta roba. Quello che io posso dire è che tra i vari cloni, secondo me SXK, tra i vari cloner, diciamo più che cloni, tra i vari cloner SXK sta lavorando veramente bene. Cioè, io qualche mesetto fa, un mese e mezzo fa, adesso preciso non ricordo, ho testato il Kaifun, sempre della SXK, versione clone, anche quello, e la manifattura era ottima. E la stessa cosa è per questo tripper. Voi in video forse non vi riuscite a rendere conto, perché comunque vedendolo dal vivo e vedendolo in video, il video tende un po' a togliere luce agli oggetti, ma qui la cura del dettaglio è pari all'originale, ragazzi, fidatevi che veramente quasi siamo lì, cioè le differenze sono veramente minime. Il drip di Jerry Kennedy ne ha avuti anche altri cloni di dubbia provenienza, che non che non si sa chi l'ha clonati, presi da Patek, cloni un po' alla rimpusa così, ma questo qui, io devo dire la verità, messo a paragone con gli altri cloni dei Kennedy che ho, gli monta sopra. Non solo a livello di conduttività, che vabbè, quello è un discorso che dopo bisognerebbe testarlo con degli strumenti, perché non la bocca, perché cioè, se c'è un millivolt di differenza, la bocca noi non ce ne accorgiamo neanche un po'. Però si vede la lavorazione, si vede il ciuffo nella parte superiore che è fatto veramente bene, si vede il top cap,
cioè le rifiniture, il come è stato fresato, il come vi è venuto consegnato lucido, pulito, senza un minimo di sbavatura, cioè nel fondo del deck non si vedono le fresature della macchina, cioè veramente era specchio come fuori così all'interno, ragazzi, perfetto, non ha difetti. Una cosa che mi fa venire tanta voglia di fare è di prendere la punta del trapano e bucarlo per renderlo bottom feeder. Dovrò vedere, dovrò provare a vedere se riesco a trovare qualche pin che lo possa far diventare bottom feeder, anche perché prossimamente avrei intenzione di recensire un paio di box bottom feeder, tra cui la Jack Rip che sta per uscire in questi giorni, che praticamente la Jack Rip ha tirato fuori una batteria con, cioè una battery box con due batterie con la forma che assomiglia un po' alla RX200, ma c'ha una boccetta che permette di trippare il liquido e una potenza di 100 watt che mi sembra abbastanza carina come box da recensire. Quindi oltre a questo qui, che questo qui l'ho preso per metterlo qui perché sta la morte sua sopra questo e sopra il bene che dovrà arrivare, ho preso anche lo Tsunami, che lo Tsunami lo recensirò fra qualche giorno, uno o due giorni, adesso ho caricato un video adesso, un paio di giorni, poi ne farò un altro, nella quale vi farò vedere lo Tsunami 24, ovvero l'ultima versione, quella con le finestrelle di vetro nei lati, proprio perché avevo intenzione di comunque provare qualche box bottom feeder e mi serviva un atomizzatore bottom feeder. Adesso c'avevo il Velocity, ma ormai, cioè, stiamo parlando, non, cioè è un atomizzatore di tutto rispetto il Velocity, però ormai siamo, è un po' vecchiotto, cioè come anche come concetto e come tutto, siamo andati un po' più avanti e quindi volevo alzare un po'. Beh ragazzi, atomizzatore che costa $15, clone SXK da 24, Kennedy 24 dual ball, ragazzi, è fatto veramente bene, la resa aromatica, la fumosità, queste sono cose che rimangono comunque a livelli altissimi, come è solita ben abituarci Kennedy Vapor. Ragazzi, un grande atomizzatore, c'ha un fumo bello, cremoso, l'aerosità giusta, l'aerosità veramente giusta, l'atomizzatore è realizzato molto bene, le due torrette sono interamente in rame. Cosa aggiungere, ragazzi, costa una stronzata, se vi va prendetelo, anche perché se avete il 24, la versione con tre torrette, ci potete comunque recuperare il top cap di quello, fate degli abbinamenti, magari mettete la base brass di questo qui o copper, come la prenderete, e ci andate a mettere il cap di quell'altro colore sopra, e quindi, cioè, diciamo, le parti sono intercambiabili, anche il tip, diciamo, il foro è il classico foro del Kennedy, dopo il quale adesso si riescono ad adattare i drip tip della Comp Life, Battle Cap, i tip in resina, quindi il buco è rimasto sempre quello lì. L'atomizzatore, diciamo che è migliorato fondamentalmente nella semplicità di rigenerazione, con queste due torrette rende tutta la rigenerazione molto più easy, anche se prima non è che era difficile, che ci volessero gli studi, però questo qua comunque la rende più semplice con le due torrette. Poi sono dei grani molto grossi, molto robusti, ho fatto caso che i grani sono molto molto robusti, non sono di burro che come li toccate si rompono, questi qui sono più grossi, automaticamente sono anche più resistenti, diciamo si comportano meglio dei classici grani piccoli, questi sono più grandi, quindi sono riusciti a fare anche più forza senza rovinarli. Beh ragazzi, $15, se vi va prendetelo. Nei prossimi video vi mostrerò, nel prossimo video sicuramente, lo Tsunami 24 Glass Window, poi ci sarà il Bane Brass clone, ci sarà il VCST clone, il BFD FT clone, cloni a morire, RX23 che è già in viaggio, diciamo, c'è... cos'altro c'è? Non mi ricordo più, c'è un macello di roba.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, mettete un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!